questa canzone. Yeah, yeah. RP, quello vero, you know. Stilo VanQuest 2.1, let's go. VanQuest, eject, eject, sfreccio per la CD con le NC oppure volando con un jet. Bacio le pussycat, sfreccio le corde con il mio rap. Brucio il salticet, ma per sicurezza ora per radio fammi il jet. Cage, Dandy, Guevara, Giaggia, che ti piaccia o non ti piaccia, mettici la faccia. Qui c'è stilo sulla traccia, ogni rima è una minaccia. Stai entrando nella CD con sta song che ti sculaccia. Benvenuto player, fai il tuo RP, altrimenti gli staffer ti fanno un culo così. VanQuest. Eccoci! Sono Chip, cazzo, non mi riconosci? Non avevo capito. Ah, ok, sennò siamo messi male, okay. Ragazzi. Eh no, perché avevo principalmente so. Vabbè, vai tranquillo, ma stai con gli altri? No, gli altri stanno a casa. Non ho preso. Ma che cazzo? Ma che cazzo è successo là? Ma chi è questo qui? Io sto in giro. Ma tu chi sei? Salve, ma ragazzi. Ciao, Chip. Ciao, belli. Dato che... Vita! Sì. Chi è? Sì. Dato sì. Che... Dove sono le tue pantofole? Dove sono le tue pantofole? Sono vestire. Sì, tocca fare. Una merda al momento. No. Oh. Ma perché devo andare in giro in quella maniera? Non l'ho fatta apposta. Aiuto, ora. Io se non me la prendete vorrei tenerlo come gioco giorno di ferie oggi. Non c'è niente di grave o di importante da fare. Non dovresti nemmeno stare qua se ti vuoi prendere ferie. Sono appena aperto miseria, testa di cazzo coglione, pezzo di merda. In piscina mi faccio le ferie, capito? Vai nella piscina comunale. Io in piscina mi faccio la piscina comunale. Andiamo? Salve Godzilla. Ma la ci pisciano però. Più bello. A mai più... Io la sventolo come una bandiera. Hai una macchina? Sì, tieni. Io per quello dicevo, cioè è figa. Ciao Brian. Utilizzabile in mano. Brian Ugaz. Marte, dove stai? Marte. Eccomi. Marte. Che cazzo tutto vuoi? Tutto bene, Ryan? Vieni, te lo regalo. Sì. Che hai fatto oggi? Per niente? Stasera c'è qualcosa in programma? No, non lo so, vedo. Come mai quello che mi assume? Io faccio il puttano. Ah, mi sa che... Congratulazioni. Grazie. Un altro cazzotto, vai. Lo stanno allenando. No. È giusto. Avon è partito. L'aereo Avon è partito. Ma Avon, ti sei dimenticato di fare la permanente? Non ho capito perché c'è la pants. Non ho capito perché sto vestito ti sta... Cioè, sta camicia... Per stare comodo. 50 euro. Io sto comodo con vestito XX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 XL. Avon, basso titolo il pisellino. Ma non c'è già. Il sole è venuto. Nino. Attento, ti stanno facendo l'incantesimo. Chip. Tutato. Lo vuoi vedere? Dimmi. Il mio ciuschi? Sì. Vai. Ma che cosa fate? Me lo spiegate. Mind control 2. Cosa? Aspetta, te lo penso. Fernandez, lo vuoi vedere il mio strumento Apollo misterioso? Sì, vai. Mind control 2. Oh, vedi che fisico! Oh. Porca puttana! Schedalo! Ma la oh, questa è la mia magia! Sono un bici nudo! Sono un bici nudo! Ma? Ehi, Chop! Ciao! Buonasera! Sto facendo dove un sei? Lavoro, sto prendendo la mondezza, Chop! Dove sei? Ti do una mano? Vabbè, sto facendo l'ultimo, quindi se vuoi ci vediamo dove si consegna. Dove? Secondo. Allora, il civico è il 385. Fra poco arrivo. Ok, ciao.
Ragazzi, c'è Chop, cazzo. Ma io non ho letto se abbiamo finito, nel senso... Mi sembra di aver letto che il camion è pieno, ma proviamo l'ultima. Ma guardate, manca a farla apposta, proprio dov'è la rimozione, bastardi. Questa è un'infamità però, dai. Ma ci sarà una fine. O dobbiamo deciderla noi? Mi sono rotto il cazzo però. Fa giù tutta la città, porco zio. E basta. Metti il clacson. Allora, proviamo a consegnare il camion, vediamo cosa succede. Porco zio, quello è Chop. Ciao Chop! Cazzo, caro! Mali mortacci tua. Oh, bravo. Un secondo. Devo capire dove posso essere pagato, perché adesso io i giri l'ho fatti. Allora, calcola che qua tu prendi il camion, vedi? E paghi $300 che poi ti vengono riconsegnati. Poi mi era stato detto un po' questo. Ehi tu! Ehi! Buonasera! Ciao bello! Salve, ciao! Bello, senti, ma una cortesia, io ho fatto... Bene. Sì, sì, devi parlare con lui però. Lui ha un'informazione da chiederti. Mi serve una mano, sì, a me, caro. Ma tu ogni tanto fai il netturbino? Netturbino? No, mi sono svegliato qui perché io dormo qui. Ah, ok, mi spiace. No, perché ho provato a fare dei giri. Non ho completato tutto quanto il giro, quindi non so se mi pagavano lo stesso. Però volevo vedere un attimo com'è la situazione. Non ho mai fatto il netturbino, non ho idea. Va bene, ti ringrazio comunque. Di niente, arrivederci. Arrivederci. Allora, faccio 5 minuti a Nicky Beach. Devo andare. È quello sotto al bacca.
Ah, ho messo il GPS. Guarda, basta che vada a bacca. Poi si scende giù al mare. Chop! Chop. Chop, la macchina devi chiudere. Sì, chop. Ah, sì. Ciao Marco! Aspetta, vado a chiudere la macchina, aspetta un attimo. Vado, vado, vado. Salve. Salve, caro. Piacere. Piacere, piacere, chip. Piacere. M. F. Marco, lei F? Sì. Ok. Allora, pare che siamo fratelli, o? Infatti, sì, effettivamente sì, sì, molto simile. Allora, Marco, lui è mio fratello Cito. Sì, sì, ci siamo già conosciuti. Piacere, okay. Cito. Dimmi. Guarda, ragazzi, qua così ho fatto qualcosa da bene. Buonasera. Salve. Sera, buonasera. Tu cazzo sei il bancone? No, ci sono le persone. Dietro il bancone, dietro il bancone all'entrata. Ma ci sono nessuno. Ah, non c'è nessuno. No. Ma mi sa che è la signorina del bancone. Sì, sì. Signorino. Salve. Salve, del bancone per caso? Sì, buonasera. Guarda, ho bisogno di 4 whisky se è possibile. Subito. Ragazzi, c'è il servizio al tavolo? Eh? Pensavo c'era il servizio se al tavolo. Se vi volete, sì, sì, se vi volete accomodare, ve li servo al tavolo. Gentilissimo, va bene. Di nulla, sì, solo da bere? Sì, ci mettiamo la spiaggia. Sì, sì. Da verso la spiaggia, benissimo. Va benissimo. Arrivo subito. Siamo sulla spiaggia. Che ci facesse? No, oggi no. Pensavo che le coppe piacciono. No. Sì, dai. Tutto a posto, ragazzi? Sì, sì, dai, stanco ma a posto. Io ho fatta, io ho fatta. Allora, ragazzi, intanto, vabbè, intanto prima che arriva da bere, intanto cominciamo un po' a spiegarvi quello che facciamo. Come già accennato, diciamo, ragazzi, aspetta. Che efficienza. Aspetta che arriva quello che possiamo parlare. Intanto basta mettere le corde al minimo. Eccomi, a chi la faccio la fattura? No. Ok. Se non vi disturba, ho chiesto di mettere un po' di musica. No, assolutamente. No, non penso da parlare. No, non penso da riuscire a parlare. Ok. La ringrazio, signorina. Di nulla. Gentilissima. Ecco a lei. Grazie mille. E buona serata. Grazie. Ecco, la musica va abbassata. Sì. No, non è un problema. Non è un problema, ragazzi. No, te li sento. Se stai parlando non ti sento. Ragazzi, un attimo. Possiamo. Mi spiace, però. Sai, veniamo qua alle 5. Sì, tanto qua io non sento più. M? Oh. Uno era M, l'altro? F, S, G. F, ok. Ok. Allora, ragazzi. Sentite bene, no? Sì, sì. Perfetto. Sì, sì.
Allora, come diciamo, abbiamo accennato ieri io e F a Chop, era praticamente siamo immersi, purtroppo, cioè no purtroppo, siamo stati fortunati che diciamo che ci siamo immersi in un bel, come posso dire, in un bel lavoro, possiamo definirlo magari così. Io non so qual è la vostra situazione, che cosa fate, però posso, diciamo, in poche parole andare dritto al punto e dirvi che per ogni cosa, magari per ogni tipo di lavoro, noi ci siamo, nel senso avete bisogno, guardi ragazzi, proprio ve lo dico francamente, se avete bisogno di armi, se avete bisogno di, come posso dire, di raccogliere tutte queste cose, diciamo, qui siamo disposti, sì, magari compriamo anche il gioiello, compriamo il gioiello, manovalanza magari, nel senso che servirebbe gente che faccia il lavoro, insomma. Ah, quindi voi, cioè, mi state facendo capire che voi siete al capo? No, capo no. Però insomma non siamo manco l'ultima ruota del carro. Ho capito. Posso portarvi qualcosa? Siete già stati serviti? No, già se vi serve qualcosa mi trovate in giro per il locale. Grazie. Va benissimo, perfetto, grazie. Grazie mille. Quindi insomma non volevamo trovare un po' di gente che comunque possa raccogliere un po' di roba, insomma, conoscere gente, in okay, modo da espandere, diciamo, gli orizzonti nostri, nel senso, comunque okay, di chi fa affari con noi. Sì, perfetto. Diciamo che stiamo con qualcuno, mettiamola così. Sì, stiamo facendo comunque esperienza, vogliamo mettere anche, vogliamo dire la nostra e imparare a dire la nostra come sia degno di parola, insomma. Ho ben capito. Sì, stiamo cercando anche persone che, di cui ci potremmo fidare. Ho capito. Guardi, siccome noi siamo, diciamo, già immersi in questo tipo di lavoro con altri tipi di persone. Qual è la vostra esperienza in cui potreste dare meglio? Guardate ragazzi, noi le armi, la droga, lo dico proprio così francamente, tanto non c'è problema con le armi. Ecco perché proprio vi ho chiamato, magari stringere quello che ne so, un piccolo accordo, se per voi va bene, se voi vi servono armi per dirvi. Ma... Quindi diciamo voi vendete, sì, comprate, fate tutto, insomma. Noi ragazzi vendiamo gioielli, compriamo, vendiamo armi, basta. Intanto una domanda, dicevi, certo, del il gruppo insomma di droga così, ma roba di campi, in senso voi siete esperti per quanto riguarda i campi? Sì, abbiamo diciamo gente che raccoglie per noi e che riesce a portarci un certo numero di una certa quantità di droga che poi noi rivendiamo a un nostro prezzo. Stessa cosa per armi e gioielli. Se voi ad esempio volete farvi dei soldi, non so se è vostro, però non so se volete proprio questo, se è il vostro obiettivo. Noi vedremo il civico, ok? Sì, sto sentendo. Quindi chiaramente sì, pure voi siete a capo, insomma, avere qualcuno su di voi? No, non siamo a capo, però siamo diciamo ben immersi e diciamo che ci reputano come due brave persone, tra virgolette. Fanno il proprio lavoro fatto bene, quindi ecco perché siamo a parlare più con voi. Sono diciamo dei chip e chop un po' più esperti. Okay. No, vabbè, così okay, magari okay, sembra brutto dirlo, però. No, ma è così. Nel senso, noi sarà siamo sicuramente un fattore di esperienza, ragazzi. Sì, se, insomma, mi dai un civico tutto quanto, io posso parlarne con chi sopra me e se mai riusciamo ad organizzare un incontro. Ok. Come vuoi, cioè... mandamelo per messaggio magari. Che però cosa vuoi sapere per messaggio? Non ho capito, scusa. Il civico, insomma, e poi così io posso parlarne con il mio superiore e in caso riusciamo a organizzare un incontro fra i nostri superiori, insomma. Magari io avviso prima... Sì, certo, chiaramente parlane prima certo, il tuo superiore, certo. La persona in questione... magari sì, si potrebbe pure fare. Io ti ripeto,
senza l'acconsenso, magari. Sì, ovviamente stiamo parlando sì, tra sì, di noi, tu... quindi poi insomma sappiamo che chi sta ai vertici è quello che decide un po' il tutto. Noi evidentemente svolgiamo bene o male quasi un lavoro simile, okay. Che come voi anche diciamo dalla parte nostra ci sono già insomma accordi privati con altre persone, quindi sì. Poi dopo saranno loro a decidere un po' la questione. Io sono sincero, pensavo voi aveste che ne so, bisogno di... Vabbè, da tanto che stiamo provando diciamo ad incontrarci con Chop, sì. E quindi lui, io credevo che proprio lui avesse bisogno di lavoro. Quindi, ecco, abbiamo detto... Allora, guarda, io in sé per sé no, nel senso, comunque potrebbe farci comodo la nostra organizzazione come la vostra collaborare. E facciamo così, parliamo entrambi con i nostri superiori tutto quanto e domani ci diamo un aggiornamento. Tutto va bene, facciamo questo incontro e poi vediamo che cosa ne esce fuori. Aspetta un attimo. Beh, così parlano loro, anche questi sono sicuramente più esperti di noi e possono magari trovare altre soluzioni di collaborazione. Va bene, per me. Quello che volevo fare io, più che altro senza smuovere tanto insomma le acque, per poi magari andare un buco nell'acqua, insomma, che non è una bella cosa, in quanto voi state proponendo vendita armi e il lavoro per quanto riguarda campi, quindi di droga, avete sì. Già dei prezzi di vendita, in quanto magari se noi ne parliamo con magari un superiore, già da un messaggio tra di noi possiamo dire guarda si può parlare, cioè possono parlare che magari vogliono trattare, oppure magari è talmente tanto stracciante e conveniente l'altra parte nostra che lasciamo perdere. Certo, noi abbiamo il nostro listino, quindi magari che è possibile anche che... Anche voi immagino avete un listino, no? Guarda, io e Chop non è che siamo da molto qui, stiamo lavorando... bene, ma non entriamo ancora in pieno controllo di decidere di dare un listino, un prezzi. Va bene, allora facciamo così, io ne parlo magari con altre, con le persone diciamo che hanno il dovere di saperlo, e ci sentiamo magari. Va benissimo, tanto comunque è il numero di Chop, quindi non ci sono problemi. Va bene ragazzi, senza problemi. Se questo è tutto, okay, le altre domande? No, io ho detto ora ne parliamo e ci aggiorniamo il primo che sa. Vabbè, perfetto. Va benissimo, vi ringrazio ragazzi. Ciao ragazzi, buona serata. Arrivederci. Anche perché la riunione di ieri... Insomma, ha spiegato benissimo che i conti sono in rosso e dobbiamo recuperare bene. Quindi, se questi qua si presentano domani dicono ok, guarda, vi sto portando 100 pistole e noi non abbiamo i soldi per pagarli in questo momento, certo non è una bella figura. Invece magari con il contatto che altro, bisogna farli noi, più che altro adesso i soldi per poter comprare da loro o almeno produrre della roba per poter poi venderla a loro e sarà i nostri... Sì, conti, ma insomma. Il mercato qua parla di milioni, eh. Certo, ma c'è sì. Cosa fai? Porco zio, ho dato una grattata con il culo assurda, aia, porca troia. Fammi chiamare Russia. Sicuro? Come procede? Ciao Chip e ciao Chop. Ciao belli. Cosa ci fate qua ragazzi? Niente, passavamo per qui, ho detto fateci. Cazzo, Russo non c'è. Sono andato a fare un controllo. Ah. Oh, non mi parte il mouse. Come sta andando? Bene. Voi sto blip non lo vedete? No. Perfetto. Ah, ecco perché mi parte il mouse. Dammi la roba. Ok. Allora, qua. Che stai facendo?
Ehi, Andrei. Lasciami, pezzo di merda. Vai, dove Ryan. Andato, ma avete fatto scappare Andrei. Ciao, mannaggia. Come? Abbiamo parlato con due persone. Sì. Che stanno probabilmente in un'altra gang. Ok. Che possono e vogliono magari collaborare con noi. Ok. Ci hanno chiesto un listino prezzi di Coca, Arme e tutto quanto, ma chiaramente non gli abbiamo detto nulla né dove certo. Stiamo noi, né come ci chiamiamo, né quanti siamo, l'importante è questo. Eccetera. Però no, posso dire che loro possono vendere anche armi e hanno anche gente sui campi. Ma come erano vestiti? Come Chop. Come me, praticamente come me. Uno si chiama Marco e uno si chiama F. F o R? F. F. Aveva i capelli come me, ma con le treccine anche davanti, cioè con due treccine. Allora, metteteli nella sezione contatti in applicativo, poi dopo vediamo un attimo di avere un incontro con questi, ok? Ma aspettiamo contatti con il contatto. Sto aspettando loro, perché io gli ho detto di sentire anche loro, diciamo, sì, boss. Sì. Perfetto. E ci facciamo sapere, perché così semmai vogliamo organizzare un incontro, però ti ripeto, non gli abbiamo detto niente, quanti siamo, dove siamo, eccetera, eccetera. Certo. Loro hanno detto che ce l'hanno loro il numero civico, comunque, nel caso. Ok, va bene. Ok, quindi appena so ti aggiorno. Sì, sì. Sono andati a fare un salto del 2016. A breve ci saranno incontri importanti, quindi vi chiamerò. Okay. Aspetta un attimo, aspetta che dico a sto coglione. Oh. Ma è Bin Bin. Oh cazzo, scusa. Chop, ce la fai? E basta, non ce l'ha più, fra. No, lui deve andare via. Basta. No, non dobbiamo andare via noi. Chi è? Chi sta andando? Non me la mette in garage, non me la mette in garage. Siamo andati io stamattina. Vuoi andare con loro? Ah, ora Marti sta. Sì, aspetta, allora chiamo Marti. Ho capito, non parcheggi. Ma non so, non riesco. Guarda, più bravo. Anch'io lo so fare, lo sai. Posso fare il parcheggiatore, hai visto? Guardalo, guardavo un chop, guardavo. Sì, l'ho visto prima. Ma io ti sparo in bocca. Sembra di Mazzanicchi. Fai una rola se non ti dai più. Ma non ho capito, Marte stava andando al campo. Vorrei uno spettacolo. In camera 20.000. Mia, ti do la mia camera, vai. È morto lo zio. Ah no, eccolo. No, quella con i cartelli. Incomincio a decidere. Andiamo. Vai. Io so anche muovermi, guarda. Raga, questa scena è da non perdere. Mi dovete 150.000. Dai, il primo è gratis. Ma io ho preso. Che già batte. Ma che cazzo? Pigiama. Ok, è una festa pigiama al pigiama, parte. Oh, ma che è una festa al pigiama? Pigiamino partino, che non te lo segno. Ti piace? Madonna, sei proprio bello. Arsenio, sei bellissimo, Arsenio. La bandana non mi piace, devo cambiare dopo. Sì, è vero. Ci penso a cambiare un po' di. Cambiamo stanza. Qua, chop. Andiamo nella stanza di Avon. Avon? È questa. C'è privé. Pronto. Questa è del Ryan. Vabbè, dai, meglio, così sporchiamo anche un po' camera. Dai, seduti sul letto tutti. No, io lo voglio ammirare da qua. Su. E guarda come lo muove Bin Bin. Dai, è Bin Bin. Buonasera. Un attimo di silenzio, ragazzi. Sì, vai, bim.
cosa al bambino, eh? Io ragazzi, non vedo. Ragazzi, non vedo. Questa è la stanza di mio figlio. No, amore, no, amore, non piangere, amore. Ma lo c'è. Facciamo festa, Arsenio, non eri in ferie. My body is on fire. Si baila. Aspetta, Raya, vai al centro. Vabbè, no, no, finito. Trappi un milione, mi dovete adesso. Ma fa culo. Sergei, vieni fuori. Parliamo un attimo. Divertiti? Sono bravo. Sì. Ancora. Bravo, bis. Bravo, eh. Bis. Camera di Raya. Bis, però se dovete fare bis, è meglio di quelli al centro. Bis. Non mi fa andare la sopra. Vogliamo il bis. Vogliamo il bis. Vogliamo il bis. Raga, ma che cazzo sto vedendo? Mica faccio lo stripper per niente. Questa è la camera di mio figlio. Era l'unica disponibile per vedere il primo. Andava. No. Ma perché lei stava in pigiama? Con il pigiama e le cuffie. Vedi, vedi che lei continua a ballare. Lei la sente ancora la musica, ragazzi. Ah, ho capito, è tipo sul Silent Party, capito? Sì, Silent Party, vero. Oh, musica, dove cadremo? Devo mettere la musica, devo rimanere. Sì, mette musica, ben bene. Ho capito. È la Madonna, addosso al PC. Io non salto, domani io muoio. Poi gli sta invadendo le gambe mie del tiraia. Ah, voi? Se non sei libero vieni secondo fuori. Vieni figliolo. Vai, no, raga, io ho voluto andare a fare. Ricky, vieni con me, Ricky. Prendi Ricky. Yo. Guarda la mesa. Come sta a guardare la banda? Dai, Ryan, così, aspetta, cavolo. Aspetta, ti faccio compagnia. Aspetta, stai così. Questo è il migliore. È verde, fili five, aspetta che lo metto. E dai, strofiniamolo che esce anche il genio. E su. Guarda la combo, così, vai del zapper. A sto lì esce anche il dragone, però attenzione. No. Ma che cazzo è? No, no. Mi dissocio. È troppo bella questa. Brava. Perché sono qui, Ava. Ma io sono dentro Vale. Ma chi è che si sta baciando le chiappe di mi discosto. GG proprio. Mi balanzo. Sì, Avon. Che cazzo. My body is on fire. Più belle bambine che fanno. Okay, dai, Brian è il migliore, Ryan. Dove si muove? Dai, Ryan. Ryan numero uno. Sì, così, Ryan. Vogliamo sopra il letto, Ryan. Ma guarda che sta il bambino. Ryan, sopra il letto, Ryan. Vieni qua tra gli zii, Ryan. Cosa sto parlando? Ah, sei bellissimo. Eh? Grazie. Oddio, ma lei, guarda lei! Vai! Pim-pim.
perché io vedo fumo in camera? Perché sto fumando. Ma povero, questa è la camera di Ryan, cazzo. Non lo so. Posso mettere la hit speciale? Oh, vai. Ma avete levato la musica? Senti, questa sì che è una canzone di Alza volume. Aspettate. No! Basta. Festa finita, dai, andiamo a lavorare. Dai, signori, che cazzo fate qui? Dai, che cazzo? Ma non vi sembrate dei pagliacci? Dai, fuori. Fuori? Beh, loro col pigiama forse. Guarda. Fuori dalla stanza del sempre bambino, dai. Siete. Mamma mia, sono dei soliti, mamma mia. Oh. Se si dorme bene. Aia. Parli o no, Sergei? Salve. Ma sta parlando? Io direi che la strada... Allora, Bin, abbiamo trovato una cosa. Queste porte si aprono. Qua dietro non c'è niente, però sicuro c'è un passaggio da qualche parte. Dici? Sì, perché... Oh! Porco, c'era posseduta sta cosa. Oh, porco zio bastardo, vaffanculo, vattene a cagare, bastardo. Porco zio. Ma là dentro già c'è... Oh, dove sono finito? Ma raga! Aiuto! Ryan! Siamo in trappola, Ryan! Perché? Oh! Dai, non spaventate il bambino. Raga, ma non potete capire. No, raga, ma questa sangue, questo è sugo. Questa scrivania, raga, porca puttana, ha cominciato a dondolare da sola, a volare per la stanza, porca troia, già me l'ho cagato sotto. No. Salve. Sono dentro, sono dentro. L'efficiente non sta dentro. Ma sei scemo. Sembravi autista. Fini socio, cazzo. Ma se adesso arriva qualcuno, in quanti avete le pistole? Non c'è io un cazzo. Io non ce l'ho, non ce l'ho. Oh, spara, ne sento. Dovrei prenderla io, ma non ce l'ho. Oh, cazzo. Che cazzo è, oh? Bene, sicuramente vengono qua. No, Ryan. Usciamo dal retro. Raga, ma che cazzo è? C'è un coltello con dei sacchetti dei cadaveri. Dove? No, no. Sai che c'è la patente falsa, non c'è il resto. Andiamo giù. Penso io. Ragazzi, fate parlare me. E andremo tutto il processo. Vi salverò. Siamo morti. Via. Fate porco due. Scavalca, amore. Oh, Ryan. Dove andate? Abbiamo la macchina su. È chiusa, bim, porca puttana. Tieni, facciamo cambio. Dov'è casa? 692. Di attendere di venire a casa che c'è una sorpresa. Va bene. Di Andrei di venire a casa, c'è una sorpresa. Sì. Di Andrei che c'è una sorpresa. Andrei. Io e Bimbina abbiamo fatto una sorpresa, sono chip. Vieni a casa un attimo. C'è una sorpresa. A casa, ok, sì. A casa, ciao. Ma
Oh, scusa, non ti ho visto. No, porca puttana, bimbinca. Rossa? Esigentissima, rosa. Andiamo. Ce l'abbiamo anche noi, è la limo normale, salita, raga. Salita, andiamo. Ma adesso l'abbiamo rosa. Ho capito, ma noi l'abbiamo presa rosa. È bellissima. 6-1-2, andiamo. E l'abbiamo inculata. Quindi non abbiamo chiavi, ragazzi. Andiamo, andiamo, andiamo. Devi insittare tutti quanti. Salita, salita. Ah, no, raga, ma che figata è Avon che guida con i capelli rosa con la limo rosa? Eh sì. Ma chi mi ha distrutto la macchina, porca puttana? Andrei. Non è vero, non guidavo io. Ma già mi fa schifo di suo, poverino. Faccio io. Ah no, senza faccio sitcar, per favore, raga. Ah, c'è pulsantino. Tu sì, sei pulsantino. No. Pulsantino. Coglione. No, è gratis. Si è aperta a metà, ma perché? Perché sei brutto. Metti 6-1-2. No. Vai, uno alla volta. Sì. Che brutta. La barca. Salve. Era una sorpresa. Non ha senso. Sì, mi sono fatto dare anche le la villa le ormai è per il braccio armato, noi ci trasferiamo qua. Let's go, bitches. Are you serious? No, sto scherzando. Si comanda, firmo lo yacht, cazzo. Andrei, quando Andrei? Andrei, quali? Andrei, no, ma... Andrei, ha tirato me fuori un Andrei, Andrei. Dimmi. Allora, devi far come mettere qua come le moto va d'acqua, perché sennò un casino. È il deposito, dov'è? Dov'è il deposito? Cosa ha pescato finora, bimbin? Ah, qua l'elicottero, è vero, un piccolo elicottero. Sì, sì. Allora, che cazzo vuoi? Una chiamami Nato. Chiamami... Oh, vada che angioletto quando dorme, eh. Divertitevi, io sto qui con lui. Ma che cazzo? Piccino. Sto tu non bello, hai figli, bello. Andrei? No, però è come se questo lo fosse per me. No. No, raga. Vedo che la accudisci come se fosse tuo. È una bella sì cosa. Sì. Cerco di dare il meglio. Lui non c'ha padre, poverino. No, muoio, io muoio. Avon, Avon, muoio, Avon. E no. Se n'è andato, ha lasciato il karma vince su tutto. Ha buttato giù anche Avon. Discorso serio. Molto serio, Avon, lasci stare. Portami via, sore. Nasconditi. Di certo con te vicino crescerà sicuramente bene. Spero. Guarda come muove la mano, sta sognando qualcosa, chissà. Sì. Chissà cosa sognano i bambini. Beh, effettivamente, non avendo esperienze di una mente adulta, chissà cosa immagino. Dove sei? Ma sì, ma poi non lo potrà mai sapere nessuno, dove? Perché tutti si dimenticano. In acqua? Che cazzo ci fai in acqua? Ma dove? No! Arrivo, è morto l'omino. Cazzo. Che cazzo?
cazzo di bordello. Mannaggia la miseria. Tutto a posto, te? Comunque lui non è di tante parole, Andrea, vero? Lui è Sergei, è in città da oggi, deve ancora un po' ambientarsi. Ah, quindi è un altro simile al mio, o no? Sì, sì, allora, lui... Ma su dove? C'è sempre stato in città da sempre, però è da oggi che è ritornato. Ah, ok, ok. Però è nuova questa città per lui, cioè nel senso... Mi tirate su? Prima volta che è qua. Chip chip. Avon, non è che io ti posso tirare su con una canna da pesca? Prova. Qual è il muscoletto canna da pesca adesso? Qual è? Qua adesso, prendi qua. Guarda Mimmo, è morto Mimmo. E chiamali. Non ce la faccio. Qua, Avon. Qua, qua. Salto, pronto? Vai. È morto Mimmo. Ah. Niente, Avon, non puoi. No, è morto Mimmo. E io che cazzo posso farci, cavolo? Ragazzuoli, che dire, io vi saluto, vi do la buonanotte, ci vediamo domani, ciao belli.